Da Radio Speranza va ora in onda APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. APG Time, eccoci cari radioascoltatori, siamo giunti al quinto appuntamento insieme con questo percorso curato dalla comunità Papa Giovanni XXIII, percorso ricordiamo che ci consente di approfondire, di entrare nelle realtà, nelle belle realtà della stessa comunità e di parlare di vita concreta, spesa bene nella gioia, ma veramente poi spesa per gli ultimi, per arrivare poi alla fine ad un amore che si incarna in Gesù. Ecco, oggi vogliamo fare questo con un ospite graditissima, che è Lidia, che salutiamo. Ciao, grazie. Cristiano. Ciao Lidia, benvenuta. E, oggi perché abbiamo Lidia? Perché insieme con noi? Perché non parleremo tanto di una realtà della comunità Papa Giovanni XXIII presente nella nostra diocesi, ma parleremo più che altro di un momento di vita, un percorso di vita, un pezzettino di vita che la stessa comunità propone a chi vuole diventare membro della Papa Giovanni. Ecco, Lidia, che è medico della riabilitazione e lavora con bambini disabili, ecco, se non ricordo male, Lidia, da gennaio scorso ha intrapreso questo periodo di verifica vocazionale che noi chiamiamo nello specifico PVV o PVV. Tu chiamalo come vuoi. E passiamo però subito alle domande, Lidia, perché sarà un momento insieme molto, diciamo, con contenuti quantitativamente alti, quindi parleremo poi anche nella seconda parte di un personaggio della stessa comunità, molto bello. E quindi Lidia, se vuoi cominciare nel dirci come hai conosciuto tu la nostra comunità, la comunità Papa Giovanni XXIII, e cosa ti ha colpito di più della stessa? Ma allora, la comunità l'ho conosciuta un po' di anni fa e all'inizio, all'indomani della morte, del ritorno a casa del Don, di Don Oreste, e quando appunto per ricordarlo in televisione trasmettevano dei docufilm, dei documentari sulla sua vita, insomma. Quindi nel 2007, giusto? Nel 2007. E gli è mancato appunto il 2 novembre del 2007, quella notte lì, sì. E insomma, guardando questi documentari, vedendo il Don che insomma incontrava nelle strade i fratelli senza dimora, le donne, le sorelle costrette a vendere il loro corpo, e sono rimasta profondamente colpita. In particolare mi è arrivato proprio il profumo del Vangelo, mi pareva di vedere Gesù che sulle strade della Galilea, della Giudea, si chinava di incontrare l'umanità ferita, dalla vita ferita, insomma. Certo. Quindi, insomma, ti hanno colpito tutte queste cose, in particolare, la scelta di Don Oreste di approcciarsi agli ultimi, giusto? Sì, assolutamente sì. E poi con i miei studi, il mio lavoro, e appunto sono una neuropsichiatra infantile, quindi lavoro nell'ambito mi occupo di bambini con disabilità. E ecco, quando sono venuta, mi sono informata ho iniziato ad informarmi sulla realtà della comunità della Papa Giovanni, e quando ho visto che questa è costituita anche da tante famiglie, mamme e papà che scelgono nella libertà, nella gioia di accogliere bambini con disabilità, bambini che altrimenti non trovano, difficilmente vengono accolti, e anche alla vita a volte viene loro impedito, certo, anche di nascere, purtroppo. E questo mi ha ancora di più spinto, insomma, ad iniziare questo cammino, ecco. Bene Lidia. E un'altra domanda mi veniva in mente mentre parlavi, e invece cosa, diciamo, ti ha spinto poi ad iniziare il periodo di verifica? Nel senso,
mi spiego meglio, perché un radioascoltatore può dire, vabbè, ma questa donna, questa ragazza, perché non riveliamo l'età, ma sei giovane, molto giovane, è medico, fisicamente, lo garantisco io, è una bella ragazza, perché ti vedo qui in studio, può avere tutto dalla vita, no? Perché non ti manca nulla, ma così una persona, no, con queste caratteristiche, cosa la spinge poi ad andare oltre e a cercare quello che non ha, poi fondamentalmente, se vogliamo? Cioè, quindi un radioascoltatore secondo me potrebbe chiedersi questo, no? Cosa ti spinge, cosa ci vedi di bello nel povero, no? Tu hai tutto dalla vita. Ecco, se ci vuoi parlare un po' di questo spaccato di te. Sì, grazie. Che questo tutto, tra virgolette, mi sono accorta che non era tutto, ma che in verità poi sulla carta era niente. Era niente, quindi questa ricerca di senso profondo, e anche nella consapevolezza della mia povertà, dei miei limiti, dei miei errori, eccetera, e mi ha portata poi all'incontro col povero. Ecco, l'incontro col povero mi ha illuminata, mi ha salvata nell'incontro. Ricordo ancora la prima uscita in strada con la comunità, era il 27 febbraio del 2019. Neanche dovevo uscire quella sera, in verità, e poi insomma mi sono unita a alcuni amici fraterni, e lì l'incontro col povero è stata proprio, insomma, nell'incontro col povero mi sono ritrovata io povera, con la mia miseria, con le mie ferite, con i miei peccati, e insieme erano due povertà, la mia e quella del fratello, che si incontravano e che insieme sono state incontrate dalla povertà, di Cristo, certo, povero. Certo. E ascolta, Lidia, se vuoi spiegarci meglio, una persona che è in periodo di verifica vocazionale all'interno della nostra comunità, della comunità Papa Giovanni XXIII, cosa fa? Beh, nel PVV, ecco, appunto, un periodo di verifica, di discernimento, di cercare di comprendere dentro di sé, ma anche nella concretezza della vita, quindi nelle varie realtà della comunità, casa famiglia, accoglienza, insomma, la vita con i più piccoli, con i disabili, con bambini con disabilità, o anche l'incontro, il servizio ai fratelli che vivono in strada, nella capanna di Betlemme che abbiamo a Chieti. Ecco, in questo, nella concretezza, cercare di comprendere se davvero questa è la via, è un po' il sogno, no? Per cui il Signore mi ha creata, ci ha creati, che c'è su ognuno, su ogni persona. Benissimo. Grazie, Lidia, chiarissima. E lasciamo spazio ora alla regia, ci ascoltiamo questo brano musicale, ma attenzione, perché nella seconda parte parleremo di un personaggio veramente molto molto bello. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa... Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta.
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta, per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Bene, la Mannoia ci dice questa vita che sia benedetta. Lidia, e tu la benedici questa vita? Beh, sì, non posso non benedirla, ma soprattutto sento davvero che la mia vita è benedetta. È benedetta attraverso le vite benedette, uniche, e non lo dico per retorica, dei bambini che incontro tutti i giorni. Benissimo, grazie Lidia. Allora passiamo a conoscere questo personaggio che abbiamo detto prima, no? Avremmo presentato ai nostri radioascoltatori. Mi viene in mente che diversi anni fa, frequentando un ritiro della nostra comunità, lessi per la prima volta questa frase: la vita vissuta senza Dio è un passatempo noioso o divertente con cui giocare in attesa della morte. Era di Sandra Sabattini. Forse quasi nessuno la conoscerà, non lo so, ma Sandra Sabattini, morta a 23 anni, se non ricordo male, ragazza che aveva conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII, ma non solo. Sandra Sabattini era un'universitaria che si faceva proprio plasmare, no? La vita dai poveri attraverso la nostra comunità. Ecco Lidia, so che tu ci sei molto legata a questa figura, forse perché era giovane come te o non so per cos'altro. Ecco, se ce la vuoi presentare proprio nella semplicità, due parole su Sandra. Sì, Sandra in effetti mi è molto cara, e era insomma una giovane riminese, vissuta tra gli anni 70-80, una giovane come tutti gli altri, gioiosa, colma di una gran voglia di vivere, però non in maniera superficiale. Appunto aveva capito che la vita è unica e non va vissuta o sprecata come un passatempo in attesa della morte. Quindi si poneva delle domande di senso, no? E cui trovò una risposta in un volto, in due occhi concreti, che sono quelli di Cristo, che lei incontrò nei fratelli, nei piccoli, nel povero, nei ragazzi con tossicodipendenza, nei disabili, sì. Che iniziò a servire nella comunità. Anche lei era una PVV, studiava medicina anche lei, quindi ecco. Le affinità con questo personaggio sono tante, insomma, tra te e Sandra, anche perché noi come comunità Papa Giovanni XXIII, forse noi ma anche all'esterno, no, si è più abituati a parlare di Don Oreste Benzi, ma non possiamo non ricordare che Sandra diciamo sarà beatificata ad ottobre prossimo, no? Sì, certo, il 24 ottobre sarà beatificata, mi commuovo nel dirlo, sarà una grande gioia, insomma, la prima beata della comunità, lei che tra l'altro è stata anche, viene spesso definita la santa fidanzata, perché Sandra, appunto detto, era una ragazza come tutte le altre, era fidanzata con Guido, ed è bello come ha vissuto anche questo fidanzamento, come un dono, come un cammino semplice, gioioso, senza compromessi anche nella castità, no? Proprio perché aveva compreso che il contrario dell'amore non è l'odio, ma è il possesso. E quindi, ecco, anche il fidanzamento è un po' un PVV, un cammino, no? Un fiore che cresce e quindi che certo. Non va strappato, ma custodito.
Bello, hai detto poco fa, il contrario dell'amore è il possesso, quindi il possedere o essere posseduti, se vogliamo. Ecco, si può correre il rischio in un fidanzamento di possedere o di essere posseduti dall'altro? Ahimè sì, e questo è quando insomma si carica di l'altra persona di aspettative magari, no? E non Certo. si, quindi in un certo senso la si rende schiava e si rende schiavi anche se stessi, invece è un cammino però da, e l'altro va accolto nella logica del dono, è un cammino da Certo. fare insieme, e l'altro ci supera sempre e ci spinge ad andare oltre, fuori da noi stessi. Certo, invece quando il rapporto diventa il fine, poi non va più bene. Quindi attenzione, fidanzati, che ci ascoltate, a non far diventare il fine della vostra vita, diciamo il vostro fidanzamento, ma soprattutto attenzione, perché anche da fidanzati si può diventare beati, correte questo rischio. Anche perché dietro l'angolo c'è la gioia, quindi dai, vale la pena rischiare, vero Lidia? Ne vale la pena, assolutamente sì. Bene, bene. Allora, la regia ci fa cenni, gestacci, eccetera. No, scherziamo, Però regia sempre attenta e ci indica le tempistiche. Allora, Lidia, noi di solito chiudiamo la puntata di APG Time con una frase di Don Oreste Benzi. Oggi a te voglio chiedere invece una frase, un pensiero, insomma quello che ti ha colpito di più di Sandra Sabattini, che tra parentesi colgo l'occasione, cioè voglio invitare chi ha sentito nominare per la prima volta il nome di questa ragazza o chi la conosce poco per sentito dire, voglio invitare ad approfondire questa figura, no? Anche su internet ci sono degli stampati proprio su Sandra Sabattini. Ecco, perché veramente, pur se venuta meno a 23 anni, ma una figura profondissima, veramente, una figura dalla quale attingere tanto. Ecco, quindi ti chiedevo, Lidia, c'è un qualcosa, una frase che ti ha colpito di Sandra in particolare? Sì, ce ne sono tante, però ecco, questa è una in particolare che mi accompagna in questo momento, ed è questa: la mia gioia è stare con te nei fratelli miei, con te nei poveri, perché questa, son sicura, la mia vocazione. E quel te, quel tuo, ovviamente è Gesù. Bene, mentre la leggevi mi commuovevo, sinceramente mi è venuta la pelle d'oca, perché forse tutti, io in primis, dovremmo chiederci, ecco, quel Gesù per noi chi è? Ecco, su queste parole di Sandra chiudiamo questo bel momento insieme con Lidia, la ringraziamo, grazie Lidia. Grazie, grazie a te Cristiano, È grazie a stato un voi. piacere e salutiamo tutti i radioascoltatori di APG Time. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso APG Time a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Non c'è fallimento.